Nella mia famiglia ci sono varie persone affette da porfiria, innanzitutto mio fratello, per esempio, mia mamma, una mia cugina. Non immaginavo mai che potesse essere così brutale, ecco come, ripeto, io sono stata sempre bene, fino all'età di 34 anni non ho mai avuto una crisi, un attacco acuto di porfiria. La mia vita è cambiata tantissimo, quindi ogni 25-28 giorni io ho un attacco di porfiria, perché purtroppo gli attacchi sono legati anche a degli sbalzi ormonali. Io mi sento debole, non riesco più a fare quello che facevo prima. Anche lavorare è diventato faticoso, anche fare le faccende domestiche è diventato faticoso. E la sintomatologia tra una persona e l'altra della mia famiglia è abbastanza differente. Invece mia mamma, per esempio, ha sempre avuto i valori molto alti, ma non ha mai, mai avuto un attacco acuto di porfiria. Gli attacchi acuti come i miei ce li ha avuti una mia cugina. Il sintomo principale per è il dolore addominale, che è un dolore, diciamo, diverso da tutti gli altri dolori. Questo poi si lega spesso a una sensazione di intorbidimento degli arti. Inizialmente, quando ho cominciato ad avere i sintomi, non sapevo come affrontarli. Fortunatamente mi ha aiutato il medico che mi seguiva a capire come gestirli. Quando ho problemi con la porfiria, li condivido sempre in famiglia. Questo mi aiuta molto a stare meglio. Ho in particolare cugina, che hanno avuto molti problemi come me e quindi diciamo ci ha anche avvicinato. Spero molto che la ricerca continui così e che si continui a studiare su questa malattia per il futuro dei miei figli e di tutte le persone che ne sono affette. Spero veramente che in futuro si possa trovare una soluzione per dare la possibilità a me e a tutti quelli che sono malati di ritornare a vivere come, insomma, ad avere una vita normale, ecco.